Buon mercoledì a tutti voi e grazie di essere qui. Vediamo insieme le nuove anticipazioni della promessa. Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate. Hannah è nei guai. Petra, infatti, ha scoperto che è tornata al palazzo e, da buona viperetta qual è, l'ha subito riportato alla marchesa, che ovviamente non ne sapeva nulla. La servitù intera ha infatti cercato di coprire la povera Hannah per permetterle di riposarsi e riprendersi, visto che dalla casa dei duchi de los Infantes è tornata distrutta. Cruz, dopo aver saputo ciò, convoca Gregorio, al quale esprime tutta la sua rabbia. Vuole che Hannah torni subito a prendere servizio e, se si rifiuterà di fare ciò, la licenzierà in tronco. Gregorio prova a spiegarle il motivo per cui la cameriera non ha ancora ripreso a lavorare, ma per la marchesa non ci sono scuse. Martina e Catalina vanno a trovare Hannah per portarle un pensiero. Le due però notano che la giovane ha un'importante ferita su una mano e le chiedono spiegazioni. Vogliono sapere cosa è successo davvero mentre lavorava per i genitori di Jimena. Hannah spiega che non ha prestato servizio come cameriera, ma è stata sottoposta ai lavori più duri. In più, il capomastro che c'era la trattava malissimo, peggio degli altri, e una volta è arrivato addirittura a colpirla. Per Catalina è sempre più chiaro che Hannah è stata maltrattata per volere di qualcuno. E quel qualcuno è proprio Jimena. Hannah torna a prendere servizio, ma nota che c'è qualcosa di strano. Perché di fatto non sta facendo proprio nulla, ma si ritrova a stare seduta ad una sedia mentre Maria e Teresa cuciono e stirano. La ragazza così chiede spiegazioni e Maria le svela che se lei non sta muovendo un dito è per volere di Pia. La governante, infatti, per proteggerla, ha architettato un piano segreto. Hannah, infatti, almeno fino a quando non si sarà ripresa totalmente, dovrà essere sempre in compagnia di altri camerieri che dovranno lavorare al posto suo. Dovranno fare attenzione, però, a non farsi scoprire da Petra e da Cruz. Nella cucina della promessa c'è sempre un'aria fin troppo tesa. Tutto questo perché il rapporto tra Candela e Simona si è assai complicato. Martina viene a sapere di ciò prima da Mauro e poi ha l'occasione di vedere le due donne proprio in azione mentre si beccano per l'ennesima volta. Un giorno fa rinchiudere a chiave Candela e Simona nello studio di Pia e fa intendere loro che non usciranno da lì fino a quando non si saranno finalmente chiarite. Dunque, le due nemiche amiche si ritrovano faccia a faccia. Tra Manuel e Jimena si consuma l'ennesima discussione. Alla fine, la figlia dei duchi vuole sapere da suo marito come mai ultimamente il suo comportamento sia cambiato e così il giovane decide di dirle la verità. Manuel così racconta a Jimena di Hannah, che è tornata dal palazzo dei suoi genitori completamente distrutta. Le dice che non capisce che cosa sia successo e il perché l'abbiano messa a lavorare nei campi con un capomastro che addirittura la maltrattava. Manuel vuole sapere da Jimena la verità, ma questa fa finta di cadere dal pero. Gli risponde di non sapere cosa sia successo e di non essere al corrente del motivo per cui ad Hannah sia capitato una cosa del genere. Anzi, si mostra molto dispiaciuta per lei e promette che cercherà di sistemare le cose e capire la realtà dei fatti. Manuel non sembra però molto convinto da ciò, ed effettivamente non ha tutti i torti. Cruz non sopporta più Elisa de Grasalema, che da quando ha messo piede alla promessa ha portato solo scompiglio. La baronessa è diventata un vero e proprio problema, sotto ogni punto di vista, e la marchesa non sa più come togliersela dai piedi. Anche perché pare non ce ne sia un verso. Per questo Cruz ha preso una drastica decisione e la comunica a suo cognato Lorenzo. Elisa de Grasalema deve morire. Una volta sparita per sempre, con lei spariranno tutti i problemi che ha portato e in più loro potranno impossessarsi dell'eredità che il barone le ha lasciato.
Insomma, la marchesa emette una vera e propria sentenza di morte nei confronti della baronessa e Lorenzo ne resta letteralmente sconvolto.